Uomini e donne anticipazioni, Anna e Giorgio sono amanti? Gianni controlla il telefono. Anticipazioni uomini e donne, Anna innamorata di Giorgio? La risposta di Manetti. Oggi, 23 novembre 2017, si sono registrate le nuove puntate del Trono Over. Come sempre, i protagonisti di Uomini e Donne hanno regalato davvero tanti colpi di scena. Si parte subito da Gemma che, dopo la scorsa puntata in cui ha dichiarato il suo amore a Giorgio, si lamenta con la redazione. La dama crede che Guido sia falso e ammette di aver sperato nel ritorno di fiamma con Manetti. Alla fine, ancora una volta, la Galgani finisce in lacrime. Si passa poi ad un video in cui Gianni e Tina imitano la dama di Torino mentre è a cena con il gabbiano. Successivamente, entra in studio la diretta interessata. La dama del parterre femminile ha preparato un video con cui mostrare che la Cipollari parla sempre male di lei. L'opinionista non nega affatto, anzi conferma e si apre così una nuova e accesissima discussione. Si passa poi all'arrivo di un nuovo signore che ha chiamato la redazione per venire a conoscere Gemma. Lui si chiama Raffaele, ha 57 anni e viene dalla Puglia. La Galgani lo tiene. Al centro dello studio arrivano a grande sorpresa Anna e Guido, ex spasimante della dama di Torino. I due si sono conosciuti e sembrano avere una buona impressione l'uno dell'altra. In ogni caso, la maggior parte delle persone non apprezza questa frequentazione. Interviene così Angelo, ex della Tedesco, che è convinto che la donna sia innamoratissima di Giorgio. Lei si arrabbia e nega, ma tutti sono convinti del contrario. Dopo un ballo, Gianni torna sull'argomento Anna Giorgio e chiede a quest'ultimo se abbia mai sentito un certo interesse e innamoramento da parte della signora. Lui non conferma e non smentisce, ma pare dire di sì. Di fronte alla risposta del cavaliere, Anna si arrabbia. Uomini e donne, Trono Over, Gianni Sperti controlla il telefono di Anna e scopre uno strano messaggio. Anna Maria e Alfredo avevano chiuso la conoscenza, ma oggi lui le regala una rosa rossa e le chiede di riprovare. Yara e Nicola si piacciono molto e lui è intenzionato a lasciare lo studio insieme a lei. In ogni caso, la donna dice di avere bisogno di un po' più di tempo. Per Giorgio sono arrivate tre signore e lui decide di provare a conoscerne due. Si torna poi su Anna e l'amicizia con Manetti. Tutti consigliano alla dama di chiudere ogni rapporto con il cavaliere, ma lui le dice che se deciderà di non sentirlo più, non potrà mai più tornare indietro. Dopo un ballo e due nuove dame per Gianfranco, Gianni convince Anna a dargli il telefono per dimostrare che tra lei e il gabbiano non c'è nulla. Lui trova molte telefonate che la signora ha ricevuto da Manetti e pochissime in uscita. Successivamente, l'opinionista trova un messaggio in cui la dama pare dire di voler parcheggiare Guido in albergo. Maria crede che tale frase sia discutibile, mentre Guido va su tutte le furie.